torna in libertà Tiziano Castellani, accusato di essere il responsabile dell'omicidio di via Puccini. Oggi riapertura del processo con la scarcerazione dell'imputato. Sabato di Pasqua, minorenne vittima di un'aggressione su un treno mentre rientra a Trieste, scaccia i due bulli con lo spray al peperoncino. Fondamentale una cultura di legalità, così il questore di Trieste Isabella Fusiello alla festa della Polizia di Stato, di piazza loda il lavoro degli agenti. A Monfalcone è scattato il primo DASP urbano, allontanamento per 48 ore per chi tiene un comportamento molesto, provvedimento in vigore da pochi giorni. Il Friuli Venezia Giulia deve insistere sulla concorrenza fiscale per attirare investimenti, così oggi Fedriga presentando i candidati della Lega. Italia e Slovenia insieme per una rete trasfrontaliera che stimola l'innovazione tecnologica nella pesca e l'agricoltura, oggi la presentazione del progetto. Scompare Tony Damiani, musicista e cantautore di una Trieste che quasi non c'è più, fu il coautore di Finanziere, ultimo grande successo in dialetto. Telespettatori di Tele4, buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che, come avete visto dai titoli, si apre con la cronaca giudiziaria perché torna in libertà Tiziano Castellani, accusato di essere il responsabile dell'omicidio di via Puccini. Oggi c'è stata la riapertura del processo, laddove era prevista invece una sentenza proprio con la scarcerazione di Castellani. Sentiamo. La Corte di Assise di Trieste revoca la misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di Castellani Tiziano, in atti generalizzato, e per l'effetto ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa. Sono lacrime di gioia quelle di Tiziano Castellani. Dopo due anni di carcere torna in libertà. La giuria, presieduta dal giudice Filippo Gulotta, ha evidentemente deciso che non sussistevano più le circostanze per mantenerlo agli arresti, nemmeno quelli domiciliari. Gioia incontenibile, abbraccia i consulenti della difesa, i buffetti e il pianto degli stessi familiari. Il processo a carico del 43enne ex venditore della Folletto, accusato dell'omicidio di Nerina Zenaro Molinari, uccisa i primi di gennaio 2016 nella sua casa di via Puccini 32, in realtà oggi, invece di chiudersi con la sentenza, si è riaperto con la disposizione di un'altra perizia sulla diffusione del gas nello stabile dopo il delitto. Proprio la necessità della perizia su questo tema, però, ha spiegato il giudice Gulotta, inevitabilmente finisca per incidere sulla gravità iniziale nei confronti dell'imputato, sì da non consentire allo Stato di affermare come tuttora sussistenti i gravi indizi di colpevolezza che l'articolo 273 CPP, intesi alla stregua di qualificata probabilità di condanna. Insomma, non è una sentenza ma una direzione chiara la indica, ovvero gli elementi in mano agli inquirenti al netto della perizia in arrivo difficilmente porterebbero ad una sentenza di condanna, da qui la scarcerazione senza nemmeno formule intermedie come i domiciliari o il braccialetto elettronico. Sì, è totalmente libero, questo è obiettivamente significativo. Io avevo chiesto subordinatamente gli arresti domiciliari, come mi pareva doveroso fare, perché un legale deve prevedere tutte le ipotesi. Mi fa piacere che la Corte abbia disposto la liberazione totale. Sono sicuro che il Castellani, che in passato non si è comportato bene, questo dobbiamo riconoscerlo obiettivamente, ha pagato un prezzo molto alto per questi suoi comportamenti sbagliati. Però i suoi comportamenti sbagliati, dal mio punto di vista, non sono mai arrivati a un reato di questo genere. Da questo reato lo ritengo innocente. Restiamo dunque su questo caso, andando a ricostruire l'intera giornata partita questa mattina dalle 10 alla Corte d'Assise. L'udienza si è aperta in Corte d'Assise questa mattina con la replica dell'avvocato Paniz, difensore dell'imputato, teoricamente l'ultimo atto prima della sentenza. Questo rimane, a mio avviso, un processo che non ha dato certezza. Tutto ciò che ha dato però è nel senso di non acclarare la prova della responsabilità di Tiziano Castellani. Inaspettatamente però il giudice Filippo Gulotta, prima del ritiro della giuria in Camera di Consiglio, ha anticipato una sorta di riapertura del processo sulla base di alcuni aspetti poco chiari, in particolare la testimonianza della vicina di casa della vittima, Irina Bondar, che ha dichiarato alla polizia di non aver sentito odore di gas al suo rientro in casa alle 20:30 la sera dell'omicidio. Perché se è vero che lei alle 20:30 non ha sentito odore di gas,
20 e 30 circa, e sentiamo per buono che secondo Cano e Zucchetta la soglia di percettibilità, di percepibilità del gas all'esterno, all'esterno della porta è 2-32 minuti. Se alle 20 e 30 togliamo almeno 30 minuti, arriviamo alle 20 e c'è lo sbarramento delle 20.08 in via Massetti. Chiaro questo, no? Ovvero, visto che il Castellani è stato localizzato alle 20.08 in via Rossetti dalle celle telefoniche, se fosse stato lui l'omicida e responsabile dell'apertura della condotta del gas, allora l'odore alle 20.30 si sarebbe sicuramente sentito nel condominio di via Puccini. La testimonianza in aula della donna, però, a 2 anni di distanza, non ha chiarito meglio i fatti, anzi. Sul gas, ecco, qui mi confondo se ho sentito stesso giorno o forse il giorno dopo, ecco. Quindi sono un po' confusa. Quindi nel pomeriggio la nuova svolta processuale, la questione della diffusione del gas in relazione all'orario della morte della vittima e al posizionamento del Castellani appare decisiva e la giuria decide di disporre una perizia tecnica sul tema, nominato a questo scopo il professor Maurizio Masi, capo del Dipartimento di Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano. La prossima udienza è fissata per il 3 maggio. Proseguiamo con il nostro telegiornale, sempre per quanto riguarda la pagina della cronaca. Un inquietante episodio accaduto pochi giorni fa a bordo di un treno che stava rientrando a Trieste. Un 17enne è rimasto vittima di un'aggressione da parte di due bulli. Se l'è cavata con una palpebra tumefatta ed una ferita, il 17enne triestino rimasto vittima, la vigilia di Pasqua, di un'aggressione compiuta da due ragazzi fra i 17 e i 19 anni, secondo la sua denuncia, su un treno che stava rientrando a Trieste. Tutto comincia quando i due salgono a Monfalcone e cominciano ad infastidire i passeggeri parlando forte ed ascoltando musica ad alto volume. Poi, quando il ragazzo si alza per prendere lo zaino e scendere, incominciano a prenderlo di mira, prima con le minacce, poi lanciandogli addosso ciò che capitava loro a tiro. Uno dei due ad un certo momento gli sferra un pugno all'occhio destro ferendolo. Il ragazzo solo allora si ricorda di avere con sé uno spray antiaggressione che spruzza verso i due bulli, che non mostrano di voler cedere. Giunti però in stazione riescono a fuggire mentre agenti della Polfer si occupano del ragazzino. Grazie alla minuziosa descrizione dei due resa da quest'ultimo e alla testimonianza di una persona, l'unica che abbia tentato di soccorrere la vittima, nonché il sistema di videosorveglianza, non dovrebbe essere impossibile acciuffarli. Resta un dato: il ragazzino, durante l'aggressione, avrebbe cercato di contattare il 112 col proprio cellulare, senza esito. Nessuna autocelebrazione, ma una testimonianza del nostro impegno, vista l'incertezza del nostro paese e i timori per le prospettive future. Così il questore di Trieste, Isabella Fusiello, questa mattina alla celebrazione della festa della polizia. La cultura della legalità per noi è fondamentale, anche perché quello è il punto di partenza. Dalla prima azione quotidiana, da non gettare la piccola carta per strada, alla richiesta dello scontrino quando si va a prendere anche il pane e il latte, e così via. E attraverso la cultura della legalità che una società moderna può migliorare e crescere, dai piccoli gesti quotidiani passando per il rispetto delle norme di comportamento in una comunità. Attraverso queste parole il questore di Trieste, Isabella Fusiello, ha articolato il suo discorso in occasione del 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si è svolto questa mattina al Teatro Verdi. Fusiello ha poi mantenuto i piedi a terra riguardo il lavoro da fare senza dover cadere in autocelebrazioni, frutto dei buoni risultati. Durante la mattinata di fatti sono stati illustrati alcuni dati: sono in aumento gli arresti a fronte di un calo dei reati. Dal 1 aprile dello scorso anno al 31 marzo del 2018 sono state arrestate 227 persone a fronte delle 197 nello stesso periodo 2016-2017. Calano invece i reati da 3.746 a 3.308, in aumento i sequestri di hashish, in diminuzione quelli di cocaina. Dettagli che anche il sindaco di Piazza ha commentato più in generale, inquadrando Trieste come una città dove lo stile di vita è ancora a livelli molto buoni. Viviamo in una città tranquilla, viviamo grazie alla Polizia di Stato, grazie ai Carabinieri, grazie a tutte le forze dell'ordine, viviamo in una città dove la sicurezza veramente si sente, questo in confronto alle altre regioni, sia della nostra bellissima Italia, ma sia anche del mondo, per cui dobbiamo solo ringraziare per quello che fanno queste persone. Devono credere che qualcosa di positivo succederà. Cercheremo di fare delle leggi che li tutelino anche loro, perché oggi dobbiamo capire che loro non sono tutelati. Spesso e volentieri vengono incriminati se fanno il loro dovere. Questa è una follia.
quindi la chiosa finale del questore riguardo le possibili infiltrazioni mafiose sul tessuto cittadino. La mia esperienza mi porta a dire che laddove c'è ricchezza, dove c'è la possibilità di investire, lì c'è l'eventualità che ovviamente ci possa essere riciclaggio da parte di organizzazioni mafiose. La festa per l'anniversario della Polizia, come al solito, è stata anche un'occasione per rendere noti alcuni dati, ad esempio quelli dei sequestri di stupefacenti, che raccontano di nuove tendenze sul consumo proprio delle droghe. Dal 1 aprile del 2017 al 31 marzo scorso, in provincia di Trieste, sono stati rilasciati 5.562 permessi di soggiorno. È uno dei dati resi noti stamani durante le celebrazioni per il 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Nello stesso periodo preso in considerazione si registrano un calo dei reati e una crescita degli arresti, con 227 persone finite dietro le sbarre e 3.308 reati compiuti. Il numero degli omicidi volontari è salito da 1 a 2, da 0 a 2 quello dei tentativi di omicidio. In crescita anche il numero delle violenze sessuali, delle estorsioni e i casi di ricettazione. In netta diminuzione le rapine, da 71 a 39, i furti, 1635 erano 2030, e le truffe e le frodi informatiche. Calano anche le quantità sequestrate di alcuni stupefacenti, ma questo potrebbe significare un mutamento del mercato, giacché il consumo di hashish e di eroina risulta in crescita sulla base delle quantità sequestrate. Dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018 sono state 38.748 le chiamate arrivate dal 112 alla sala operativa della Questura, 6.708 gli interventi della squadra volante, 155 quelli per soccorso a persona. A Monfalcone intanto è stato applicato ieri il primo DASPO urbano, ovvero l'allontanamento coatto per 48 ore di chi tiene un comportamento molesto. Il provvedimento è entrato in vigore da pochi giorni. Primo DASPO urbano applicato a Monfalcone. Ieri mattina è toccato a una giovane mendicante di nazionalità romena che chiedeva insistentemente la carità a tutti i clienti di un supermercato della centrale Piazza Cavour essere allontanata dal luogo dell'infrazione per 48 ore, come previsto dal decreto Minniti, ricevendo in più una sanzione di 100 euro. Il provvedimento di DASPO urbano è entrato in vigore a Monfalcone lo scorso 6 aprile, con l'inserimento del regolamento di polizia urbana del comune in applicazione del decreto Minniti. Ieri mattina il comando di polizia locale è stato allertato da alcune chiamate che segnalavano la presenza di una donna che in maniera molesta fermava le persone che entravano nel negozio chiedendo loro denaro. Alla donna è stato notificato anche l'avvio del procedimento per la proposta dell'emissione del foglio di via da parte del questore. Entrambi i provvedimenti sono stati immediatamente inviati alla stessa autorità, sia per la valutazione del foglio di via sia per il monitoraggio in caso di reiterazione della violazione da parte della ragazza, che nei prossimi giorni potrebbe essere sanzionata da altre forze di polizia. Questo porterebbe il questore a emettere un ordine di allontanamento fino a 6 mesi dalla città. Diamo conto anche di un incidente dagli esiti gravi. Quest'oggi alle 16.54 in località Mattonaia, San Dorligo della Valle, nella zona del maneggio, un incidente stradale fra un'auto e un furgone. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste, la Polizia di Stato, 4 fra ambulanze e autoambulanze. L'esito è di 3 feriti gravi e un ferito lieve, che sono trasportati tutti all'ospedale di Cattinara. Andiamo adesso invece alla pagina politica, presentazione questa mattina del gazebo della Lega dei candidati al Consiglio regionale per il Collegio di Trieste. Massimiliano Fedriga, candidato presidente della regione per il centrodestra, durante la breve conferenza stampa si è soffermato anche su alcuni aspetti economici. Mi hanno fermato dei genitori che non avevano il coraggio di dire ai propri figli che non avevano i soldi per fare la spesa. Io non posso fare facili promesse, bisogna tenere i piedi ben piantati per terra, perché non si gioca con il dramma della gente. Massimiliano Fedriga, presentando stamani al gazebo di Piazza della Borsa il Consiglio regionale per il Collegio Triestino, ha toccato anche temi finora lasciati quasi in disparte dalla campagna elettorale. Ad esempio l'attenzione a chi è risentito della crisi, che parte dalla riconsiderazione delle graduatorie ATER, ma anche le questioni più legate all'economia.
Noi abbiamo la possibilità con la fiscalità di concorrenza di incidere per le competenze ovviamente regionali e di attirare nuovi investimenti. Noi abbiamo una bellissima regione, il capoluogo della regione Trieste, una bellissima città, ma le imprese vengono perché hanno una convenienza ad arrivare. Fedriga ha anche risposto indirettamente alle parole del candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, Sergio Bolzonello, che rivendicava alla giunta Serracchiani la ripresa di Trieste. Parliamo della sanità, non mi sembra un successo con la diminuzione dei posti letto, se parliamo delle misure del welfare non mi sembrano un successo. Devo dire, sul porto invece sono fatti dei passi avanti, su cui non sufficienti e bisognerà proseguire. 9 dunque i candidati provenienti da esperienze le più varie. Pierpaolo Roberti, vice sindaco e assessore alla sicurezza, Antonio Lippolis, consigliere comunale, Danilo Slocar, Andrea Pellarini, Federica Verin, Flavia Questo, Daniela Pantaleo, Giuseppe Gersinis e Federico Pastor, che così sintetizza il suo impegno per Scienza e Sport. La sana pratica sportiva fatta fare ai nostri ragazzi inerisce anche sicuramente il sociale, per cui io mi batterò assolutamente affinché le associazioni sportive dilettantistiche abbiano il giusto riconoscimento per il grande lavoro che fanno. Trieste, essendo la città della scienza, deve ottenere dalla regione, quindi sfruttando la specialità della regione, i contributi necessari proprio per far sviluppare, crescere e insediare il maggior numero di start-up possibile. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco con alcuni altri argomenti politici e poi tanti altri servizi. Rieccoci di nuovo in studio con una conferenza stampa nel gazebo di Piazza della Borsa. Il Partito Democratico ha presentato il progetto Di La Tua, attivato in questi giorni per raccogliere i messaggi dei cittadini in vista delle elezioni regionali. Secondo il segretario del Partito Democratico di Trieste, Giancarlo Ressani, e la responsabile organizzativa del partito, Maria Luisa Paglia, si tratta di un nuovo modo di coinvolgere le persone in queste settimane di campagna elettorale, raccogliendo direttamente richieste, critiche, proposte sia attraverso apposite urne sparse in tutti i rioni della città, sia con un indirizzo di posta elettronica dedicato. Stare tra la gente è e deve essere l'obiettivo numero uno per il Partito Democratico, hanno affermato le persone presenti e militanti del partito. Ancora una notizia che gira attorno proprio all'ambiente di centrosinistra: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà a Udine lunedì prossimo, il 16 aprile, per un incontro pubblico con il candidato alla presidenza della regione del centrosinistra Sergio Bolzonello. Alle urla sguaiate degli estremisti e all'improvvisazione, afferma il segretario regionale del Partito Democratico Salvatore Spitaleri, noi contrapponiamo la serietà e la competenza del presidente Gentiloni. La sua presenza è il miglior incentivo che potevamo avere in questa campagna elettorale. Gentiloni è riconosciuto nel paese come un uomo di governo che sa lavorare per una squadra, con una squadra e in una squadra. Nessun egocentrismo, che sia fascicoleghista o pentastellato, ma la capacità di affrontare con competenza giorno per giorno i problemi dei cittadini e condividere le loro speranze. Noi adesso andiamo avanti con altre notizie. Italia e Slovenia unite per l'applicazione dell'innovazione nel campo della pesca e dell'agricoltura. Oggi in Camera di Commercio la presentazione di un progetto che vede capofila l'azienda speciale Aries della stessa Camera di Commercio. Respiriamo la stessa aria, viviamo sul stesso mare, quindi dobbiamo tenere in conto che i problemi sono in comune e quindi dobbiamo risolverli in comune. Robert Racar, presidente della Camera per l'Economia della Primorska, Capodistria, sintetizza così le ragioni che hanno spinto l'istituzione da lui presieduta ed altre slovene ed italiane ad aderire al progetto Fish Agro Tech CBC. Il progetto si pone l'obiettivo di creare delle soluzioni innovative in settori molto importanti per noi, quali sono quelli della pesca e dell'acquacoltura e dell'agricoltura. Mira appunto a trovare delle soluzioni innovative, perché l'innovazione è una necessità oltre che un'opportunità per le nostre imprese per poter rimanere sul mercato. Noi portiamo tutta la parte slovena in questo progetto Aria, la nostra, come dire, area di ricerca, quindi Parco Tecnologico di Lubiana, tutti i produttori piccoli di maricoltura, quelli che sono sul mare sloveno, piccolo ma ancora importante. Secondo il progetto, la cui attuazione si concluderà nel dicembre del 2019,
ogni impresa potrà contare, alla fine, su un percorso di innovazione personalizzato e in grado di rispondere ai propri bisogni specifici. Il ruolo di Aries è il ruolo di capofila in questo progetto, un progetto che vede come partner il GAL Carso, il GAC, il gruppo di azione costiera, e da parte slovena la Camera per l'economia di Capodistria, il Parco Tecnologico di Lubiana, così come l'Area Science Park da noi e altri partner scientifici. Un'occasione per accostarsi ai tesori naturali del patrimonio ipogeo regionale per conoscere l'attività degli speleologi paladini dell'esplorazione e della tutela dell'ambiente. Espeleo 2018, la rassegna che si è aperta ieri a Trieste nel magazzino delle idee con l'inaugurazione di una mostra ricca di fotografie, pannelli, video in 3D, oggetti e reperti che raccontano il dedalo delle 8.000 grotte censite in Friuli Venezia Giulia. La mostra, inaugurata ieri, sarà aperta al pubblico gratuitamente ogni giorno dalle 10 alle 19 fino al 29 aprile. È scomparso in questi giorni Tony Damiani, musicista e cantautore di una Trieste che quasi non c'è più. Fu il coautore di Finanziere, ultimo grande successo in dialetto. Per ricordarlo abbiamo sentito un suo grande amico, Adriano Tasso, che ha condiviso con lo stesso Tony Damiani la grande passione per la musica. Mi ricordo che ero semplice e mia mamma con Siora Teresa la partiva di mattina per Daiugo a far la spesa. Beh, Finanziare è una canzone che ha dipinto, ha fatto una pennellata veramente di un vissuto triestino in maniera stupenda. Ormai dopo 40 anni non c'è festa, non c'è sagra, non c'è gita dove non si canti. Certo che noi piangiamo Tony, è stato un amico meraviglioso, io ho avuto il privilegio di essere suo amico, suonare assieme. Non per quanto riguarda la parte pubblica, ma le feste nostre private, una persona estremamente positiva, un gran signore, una gentilezza infinita. Io lo ricordo uno spettacolo che ha fatto assieme a Jacobucci e Cerne, 50 anni, una canzone lunga 50 anni, dove ha invitato tutti quanti gli amici, un'opera veramente complessa, fatta di canto dal vivo e video. È un'apoteosi, lo ricordo in altri spettacoli anche in teatro dove ha cantato anche Trieste Americana, altre canzoni, ma tutti lo ricorderanno sicuramente per le feste in cui era un gran patron e accompagnava tutti i matrimoni, i capodanni, qualunque festa in maniera veramente eccezionale. Tanti auguri! Fu per anni il centro del potere triestino, Palazzo Diana, sede della DC. Nell'autunno del 2011 riaprì per poco i battenti prima della ristrutturazione. Tele 4 seguì quel piccolo avvenimento. Noi vi riproponiamo il servizio e colgo l'occasione per ringraziare tutti per averci seguito. Il telegiornale finisce dunque con l'apertura degli archivi della nostra emittente. Grazie a tutti, buona serata. Nostalgia, oppure un sottile brivido. Non che la riapertura, seppure per una mezza mattinata, di Palazzo Diana possa essere paragonata a quella della Lubianca. In ogni caso fa un certo effetto sapere che la vecchia sede della Democrazia Cristiana abbia di nuovo spalancato le proprie porte. Un tempo, neanche molti anni fa, di certo prima di Tangentopoli, i triestini si radunavano sotto al palazzo per conoscere i risultati delle elezioni e le percentuali. E nelle stanze, rimaste sostanzialmente uguali, si decidevano alleanze più o meno strategiche per il futuro della città. Stamani, accanto ai politici della nuova generazione, non della nuovissima, ha fatto ritorno in Piazza San Giovanni qualcuno dei protagonisti di una stagione troppo presto archiviata e forse da riscrivere. Anche alla luce di un dato di per sé sconfortante, che da quando comandava Palazzo Diana è cambiato assai poco.